alla confluenza di due fiumi, il Tronto e il Castellano, in epoca remotissima mise le tende, secondo un'antica tradizione italica, una colonia sabina, che varcato l'Appennino era scesa per la celebrazione delle primavere sacre nel territorio tra Laterno e Lesino. In questo punto, sempre secondo la tradizione, i Sabini fondarono il primo nucleo della città di Ascoli, che ben presto divenne centro fiorentissimo e potente, tanto da meritare il rango di temuta capitale del Piceno. Il suo stemma, un ponte merlato chiuso tra due torri, serba memoria di una consistenza monumentale nobilissima, i cui segni sono tuttora rilevabili nel centro storico, entro la cerchia di mura munite a difesa dagli assalti esterni subiti frequentemente dalla città nel corso dei secoli. Una serie di porte, anch'esse fortificate, si aprivano nella cinta muraria. E di queste, Porta Tufilla, ornata nel 500 di una elegante loggetta, mostra ancora i piombatoi minacciosi, dai quali ardente pece e olio bollente piovevano sugli assalitori incauti che ne tentavano la resistenza. I tempi di furore della bellicosa città che si oppose a Roma e organizzò la Lega Italica sono ormai lontani. E le opere militari sono state utilizzate in vario modo nelle serene opere di pace, come appunto dimostra questo belvedere del giardino Saladini Pilastri, inserito sulla muraglia della cinta medioevale della città. I pacati conversari di dame che nel secolo scorso accompagnarono il ritmato corso delle acque del fiume verso il mare han soffocato per sempre gli echi delle furiose battaglie combattute su quegli spalti. Ed oggi, sull'opposto argine scosceso del fiume, i comignoli di alti forni lanciano al cielo bianche fumate che non ricordano in nulla il fumo acre delle colubrine o degli archibugi, né si tinge più l'acqua del fiume di sangue, come si legge che si tingeva nelle antiche storie. Un mite sole di primavera mediterranea scalda ora i colli e le torri antiche tagliate nel dorato travertino. E l'operosa città si distende nella tranquilla ed opima vallata, chiusa nell'anello delle acque fecondatrici che la legano, argenteo e nobile nastro, al vicino Adriatico. Il dentato monte dell'Ascensione sembra erigersi a custode della città. Dall'alto del colle dell'Annunziata, i ruderi della fortezza Pia testimoniano ancora la volontà di difesa dell'antica città picena. Affacciamoci ora sull'altro versante, a scoprire le tortuose anse del Castellano, il verde affluente del Tronto, sulle cui rive le massaie dei sobborghi scendono a risciacquare i panni del casalingo bucato. Sempre in riva al fiume, al ritmo musicale di una cascatella si accorda lo stridore delle macchine di una segheria di travertino, la pietra bianca che, strappata dalle viscere del colle San Marco e tagliata in lastre di vario spessore o in masselli, si tingerà di toni dorati al sole delle aurore, dei meriggi e dei tramonti, creando un incanto cromatico ineguagliabile sulle costruzioni che recano l'impronta di nobiltà di una civiltà millenaria e conferendo alla città il singolare volto architettonico che la distingue da ogni altra. Ed ecco il cuore della città, l'agghindato salotto, il foro nel quale si raccolgono i cittadini di ogni ceto, ideale sede della vita sociale, politica, artistica dell'operoso centro marchigiano. Quasi totalità del suo perimetro, da eleganti portici cinquecenteschi, Piazza del Popolo è dominata su un lato dal Palazzo dei Capitani ed ha per fondale la superba mole del trecentesco Tempio di San Francesco.
Papa Giulio II, assiso nel suo tronetto di pietra, ha placato la sua tempestosa natura, ascoltando il cicaleccio tranquillo ed arguto di una folla che a sera e nelle ore di riposo passeggia senza mai sostare sul lastricato della piazza maggiore della città. Nelle ore di canicola i rari passanti cercano invece riparo sotto i portici e malvolentieri si avventurano ad attraversare il lastricato battuto da una bacinante luce solare dalle cocenti riverberazioni. E intanto dal campanile del Palazzo dei Capitani si snoda lento il passare del tempo. È in questo edificio che ebbero residenza i capitani del popolo e la campana issata sulla cella della torre suonava a raccolta e a stormo nelle ore gravi della storica cittadina. Oggi Papa Paolo III, pacificatore e sedatore dei frequenti tumulti, sovrasta il portale del palazzo e conversa bonariamente coi colombi che spesso siedono a tubare sull'alta tiara. Angeli, stemmi e mascheroni animano la facciata, sulla quale loggette bifore hanno assunto la funzione di arengario per gli oratori politici e per le autorità cittadine. Sembra però che tutto ciò non interessi punto i cittadini e i turisti che hanno chiesto refrigerio sotto il portico dell'antico caffè Meletti, ritrovo preferito della nobiltà locale, dei professionisti e anche, ci perdonino questi, degli sfaccendati. Ma eccoci altrove a sottolineare l'aspetto mutevolissimo di questa città. La loggetta cinquecentesca dei mercanti che si addossa al fianco di San Francesco ci introduce alla via Malta, sulla quale i portali di questo tempio ogivale ostentano il miracolo di superbi intagli, operati sullo scabro e poroso travertino ascolano. Con la sua ornata ghimberga, le sue statue di santi, i suoi leoni stilofori, i suoi capitelli a fiore quadrilobo, che simulano un leggero e fragile lavoro di trina operato sulla dura pietra, ci appare il bel portale principale, corrono colonnine tortili di aggraziata fattura. Con chiavi e altri arnesi di metallo, i turisti ne hanno corroso le strutture ad altezza d'uomo per farne uscire graduati suoni, come dalle canne armoniose di un organo. Ma è proprio nell'estremo equilibrio delle varie parti, nelle ritmate cadenze di questa spirale, che nasce da un'anfora posta alla base di un fregio che chiude tutto attorno il portale, che si manifesta il puro senso armonico di queste strutture architettoniche ornamentali. Dal Palazzo dell'Arengo, ora incorporato nel barocco Palazzo del Comune, ha preso il nome Piazza Arengo. Chiusa nel fondo dalla mole della cattedrale, un giorno dedicata alla Vergine e oggi intitolata al patrono di Ascoli, Sant'Emidio da Trediri in ogni ora del giorno è allietata dalla presenza di stormi di colombi che scendono dalle torri e dai tetti per sostare sulle fontanine ottocentesche ornate di bronzei cavallucci marini. Tubano a lungo e giocano tra i getti d'acqua e il frullare rapido delle ali si accorda al sonante moto dell'acqua scroscianti sulle vasche colme. Della piazza, il Duomo chiude il suggestivo scenario con un insieme architettonico, disarticolato ma non privo di particolari gustosi, come i tronetti inseriti nelle ampie nicchie che fiancheggiano il macchinoso portale. A sinistra del Duomo, fondato su un preesistente organismo romano, si scorge il romanico battistero. Ha pianta quadrangolare, che si risolve in ottagono nella parte alta, adorna di un filare di archetti ciechi. Sui tettucci di raccordo tra la forma quadrata e ottagonale, i piccioni tubano e si avventurano in brevi voli. Ed è ancora l'acqua che torna a fluire con il succedersi delle immagini. Due rudi mani di massaia si afferrano alla conca di rame che si sta colmando di fresca acqua in una delle superstiti caratteristiche fontanine ascolane. È la fontana detta dei cani, ma ad un più attento esame risultano essere delle stilizzate leonesse accosciate sotto una sorta di urna antica.
pressi della fontana dei Cani, un massiccio palazzo cinquecentesco riporta la nostra mente alle lotte di fazione e alle faide, delle quali la storia ascolana ha registrato episodi sanguinosi o addirittura feroci. E questo è il Palazzo Malaspina, la cui loggia superiore ci offre esempio originalissimo di sostegno, ispirato a rozzi tronchi d'albero, animati sulle scabre cortecce da uccelli, lucertoline, cespi di foglie e frutti. Finestre architravate e a tabernacolo, con timpano triangolare, disegnano i due piani inferiori. E due massicci portali, sormontati da stemmi gentilizi, ornati da mascheroni grotteschi, costituiscono i guardati accessi al palazzo. Ben sorvegliati un tempo da bravi che sostavano sui sedili posti ai dati, e che comunicavano coi corpi di guardia a mezzo del portavoce simulato nei mascheroni inseriti nella cornice. Ricordi di tempi torbidi che mal s'attagliano ad inquadrare la pacifica natura dell'odierna popolazione, laboriosa in ogni settore e in ogni ceto. Anche nel cosiddetto Palazzo Longobardo, caratteristica casa-torre medioevale, è facile ravvisare l'intonazione architettonica dell'opera di difesa. Anguste bifore adorne di rudimentali motivi barbarici erano un giorno protette dalle bertesche massicce poste a salvezza degli assediati. L'altissima torre, mirabile esempio di perizia costruttiva, conserva i fori per le travature di sostegno dei ponteggi mobili per i difensori della casa, guidati nell'azione bellica dal torrigiano, intento alle balestre e alle catapulte disposte nella parte più alta, accanto ai fumiganti calderoni di pece greca e olio bollente. Oggi il sole gioca sui rulli delle vetrate e non c'è fragore di armi a turbare il raccolto silenzio di questa antica via intitolata ai Soderini. Lungo un iter ideale raggiungiamo la piazzetta di San Pietro Martire. La mole poliedrica del Tempio con le meravigliose absidi poligonali, fatto erigere dai Domenicani in opposizione al Tempio di San Francesco, conserva ancora l'originaria struttura e il motivo ascensionale degli organismi costituisce un termine di paragone con lo sviluppo orizzontale della vicina chiesa romanica dei Santi Vincenzo e Anastasio, pregevole opera dalle linee semplici ed eleganti. Insieme con quella del Duomo di Assisi, la facciata di questa chiesa offre l'inconsueto esempio di una partitura a riquadri, un tempo ornati di storie in affresco, oggi totalmente distrutte. Il bellissimo portale dagli ornati elegantissimi che riecheggiano motivi classici è sormontato da una lunetta ornata di simulacri in pietra. Le acque del fiume Tronto. Le scoscese rive sono qui allacciate dal bimillenario ponte di epoca augustea, che ha la più ampia apertura di arco fra tutti i ponti del mondo romano. È una magnifica opera in opus quadratum, terminata all'estremità sud da una porta munita che un secolo fa era rinforzata da altra porta, ora smantellata assieme alle merlature che ornavano in sovrastrutture le spallette. Legavano alla porta questi bastioni, ormai fuori del tempo e della vita cittadina, che tuttavia sonnecchia in umili attività, svolte nelle viuzze tortuose che fiancheggiano il deserto lungo Tronto. Donne che stendono la biancheria di bucato al sole. Funai che con l'ausilio di una primordiale ruota traggono dalle morbide matasse di canapa cordami per l'industria peschereccia del vicino litorale. Rinsecchiti e ragazzetti sparuti sono legati per lunghe ore alle danzanti funi, accordate ad un ritmo lento di movimenti immutabili. Ed ecco un nuovo volto della città, in contrasto con la decrepitezza secolare della zona che abbiamo lasciato. Il viale De Gasperi corre parallelo al corso del Castellano,
offrendoci lo spettacolo suggestivo del Colle San Marco, la gigantesca rupe di travertino che ha fornito da millenni il materiale da costruzione per gli edifici di questa singolare città. Casolari e fattorie si affiancano lungo la strada che da poco allaccia alla città l'alto pianoro che ad oltre 700 metri di altitudine domina la vallata che si spinge fino al mare, in uno svariare di pingui colture irrigate dal serpeggiante fiume Tronto. Circa della salita è la mena borgata denominata Piagge. Scene di lavoro e di vita patriarcale si ripetono da secoli nelle brevi piazzuole e scoscese stradine che il vecchietto scala faticosamente sotto la sferza del sole meridiano. Ma non lungi dalla carrozzabile ci inoltriamo in un'oasi di amena frescura, attraverso viottoli aperti nel folto di boschi secolari, di castagni e di abeti. Ripida sale la mulattiera verso la parete rocciosa che s'alza a perpendicolo oltre il verde denso dei boschi. Se ne può scorgere tra i rami qualche tratto e la chiesetta, scavata a metà altezza della titanica rupe, è stranamente mimetizzata nel convulso moto dei piani, a strapiombo su baratri paurosi e inesplorati. Gettato su una di queste fenditure è il ponte di accesso alla chiesa rupestre. L'angusta scaletta si sprofonda nel buio di un antro muschioso. E la faticosa ascensione si conclude improvvisamente nell'interno del tempietto, ornato di tombe gentilizie, ordinate dai patrizi fuggiaschi della città, che spesso cercarono asilo presso i religiosi dell'eremo. Sopravvive questo stemma dei Tibaldeschi, salvato dagli smantellamenti e dai guasti che il tempo e gli uomini hanno operato in questa primitiva costruzione sacra, tutta permeata di una mistica atmosfera e inondata da una luce irreale, sottomarina, filtrata attraverso i ciuffi di Capelvenere che penzolano dalle scabre volte di roccia. La chiesetta ripete i motivi consueti del romanico paesano, con un modesto campaniletto addossato alla parete rocciosa e con biforette aperte sul paramento murario, solidamente ancorato su una rupe a sbalzo. Una delle bifore, danneggiata in un'azione di guerra, porta ancora il segno dell'ingiuria patita. Questo è il dito del diavolo, un corno di roccia scaturito da chissà quale convulsione geologica, meta di scalatori in fregola di arrampicate, e che la leggenda insapora di mitiche storie che mutano con il variare dei gusti e col crescere o il venir meno della fantasia dei narratori. Con una caratteristica accidentalità, il profilo del colle che chiude a mezzogiorno l'orizzonte della città picena. Ed eccoci infine sulla spianata. Il ristorante San Marco offre ai turisti refrigerio di acque fresche, di frizzanti vinelli locali e gustosi piatti della cucina ascolana, non escluse le famose olive ripiene, che sono l'ultima riserva dei cuochi e delle massaie. Si mangia sotto i pergolati e magari anche al sole. Thank you.
fatto intanto la sua nota in questo paradiso e l'antenna televisiva rabesca di tralicci metallici un cielo idilliaco. Nella vallata sottostante si snoda il tronto. Lontano, tra le brume azzurrine, il mare. Dal monte al mare, in un eterno andare di acque, di voci, di vite che si avvicendano nelle opere antiche e nuove. La città che fu signora del forte Piceno stende l'attuale suo dominio di civiltà e di opere in una felice cornice di bellezze naturali e di bellezze create secondo nobilissima tradizione. Dal monte al mare, lungo una luminosa via mobile scintillante e trasparente, una via d'acqua che si snoda tra rive verdi quasi parallele a quella di asfalto, animatissima di rumorosi veicoli quanto questa tranquilla e silenziosa, se si toglie il sommesso mormorare delle onde, brevi e fitte, in accordo al fruscio delle fronde nei boschetti e delle colture della vallata. Non sono queste le chiare, fresche, dolci acque petrarchesche, né l'aura specchia le belle membra sulle cristalline superfici. Sono l'acque del Tronto, sposate con le acque del Castellano, che corrono al mare, trasparenti, lucide, ricche di sole e di barbagli. E ritroviamo anche qui le stesse modeste piccole opere delle massaie, che magari si chiameranno anche Laura, ma che nessun poeta canterà. E accanto alle massaie mature sono le più giovani, più civettuole nelle acconciature, ma sempre attente alla sfibrante opera del lavar panni sul greto sadoso, sotto la sperdone. Giochi di riflessi adamantini, specchiar di carni, trasparenze, arabeschi e un vago sentor di mare che si fa più sensibile e men vago, ora che l'occhio ne scorge i primi toni pallidi all'orizzonte, non più chiuso dagli alti argini e dai greti sassosi, ma già libero e ampio, annunciatore dell'immensità dell'azzurro litorale piceno. Qui, in riva al mare Adriatico, placidamente si distende la ridente cittadina di San Benedetto del Tronto. Sul lungomare graziose bagnanti ostentano con disinvolta eleganza le loro grazie, sotto gli occhi dei vigili intenti a regolare l'intenso traffico. Numerosi gli stabilimenti balneari che si allineano oltre questo fiorito viale e non pochi di essi, accanto alle cabine e alle piattaforme per il ballo e la siesta, hanno attrezzato ristoranti fornitissimi che permettono ai villeggianti di consumare gustose colazioni sulla spiaggia. Sotto i quali circa Retrigerio una folla inverosimile di bagnanti, completa il quadro di questa attività stagionale, che peraltro non è la sola di questa industriosa cittadina picena. Il camping è un altro aspetto di questa attività. Esso accoglie una colonia di villeggianti stranieri, registrando ogni anno un numero di presenze veramente notevole. Bellezze di tipo nordico, agili valchirie, dopo il bagno sostano a lungo sotto le docce. Altri giocano a carte all'ombra delle tende. I nuovi arrivati accudiscono alla pulizia delle loro macchine, mentre le ragazze si abbandonano all'ebbrezza di brevi voli sulle altalene. San Benedetto, famoso oltre che per la ricezione delle sue spiagge e solatie e l'azzurro del mare, vanta a ragione il primato di un'altra importantissima attività. L'industria peschereccia trova infatti in San Benedetto uno dei centri più attrezzati. Il suo porto, sempre affollato di motobarche di varia portata, i suoi cantieri, sempre oberati da richieste di armatori di ogni paese, tutto qui parla di un'attività secolare, che è orgoglio e vanto dei marittimi sanbenedettesi, passati senza resistenza dalla barca a vela alla pesca sugli scafi motorizzati. La caratteristica vela latina è stata sostituita con vantaggio per la produzione ittica, pur se ne scapita il motivo paesistico. Anche il piccolo porto è di costruzione recente.
Nei secoli lontani, le fusta barbaresche scaricavano turbe urlanti di saraceni sulla spiaggia e rendevano dura la vita alle popolazioni marinare delle coste. Il ricordo di queste scene di sangue, di saccheggio e di morte è ormai cancellato dalla memoria dei pescatori e le antiche storie non sono più dentro dell'interesse degli uomini che, tranquilli e silenziosi, senza pesi di memorie paurose e senza angosce, sono intenti alle loro opere, riposano o giocano. Alla fonda ondeggiano lenti al moto lento delle onde e le lampare dormono il loro sonno diurno accanto alle inerte reti. Sulle alte gabbie ridono ingenue figurazioni che non somigliano più alle simboliche e propiziatorie illustrazioni delle antiche vele latine, inalberate dalle quasi scomparse paranze e lancette picene. Ma il mare è ancora quello che nei millenni passati baciava queste morbide rive. Eterno, immutabile, dolcissimo e tremendo. Amore e passione di questa gente, anch'essa come il mare, eterna e immutabile nel succedersi infinito delle generazioni. La località montana di Furca Canapine dista da Ascoli poco più di 50 km e i suoi 1500 metri di quota possono essere raggiunti in automobile attraverso una comoda strada che si spinge sino ai campi di neve, oltre il rifugio che è meta estiva e invernale di molte comitive di turisti e di amanti della montagna. Della zona attendono alle opere consuete. Si sparge il fieno ad asciugare sui prati e si prepara la legna da caricare sugli automezzi. Gesti non dissimili da quelli che le massaie della valle e i lavoratori del mare hanno offerto all'obiettivo per altre diversissime inquadrature che hanno narrato i loro atti di vita. Orchestrale delle voci e dei suoni muta con il mutar delle stagioni. I toni discordi dei muggiti e dei belati che nell'estate si innestano sulla tessitura tramata dal vento e dalle acque scroscianti fa luogo d'inverno ai cori lenti e gravi degli scalatori. C'è qualcosa che è fermo nel tempo e col correre del tempo non muta. È la musica delle voci sommesse la cui origine non si può individuare. Echi che salgono dai botri e dai canaloni, sussurri che si levano dal folto dei boschi cedui e che rimbalzano sulle pareti rocciose a picco sugli abissi. Scrosciare di torrentelli, stillicidio cadenzato e lento di nevai. È la musica eterna della montagna, la nota immutabile.
è la voce delle cose che si direbbero ti e che vivono invece la loro vita segreta in un ciclo millenario di morte e di resurrezione e trasformazione dal germoglio al fossile. Magnifiche piste e attrezzature per gli sport invernali richiamano con le prime nevi nutrite schiere di sciatori e il meccanismo della seggiovia, rimasta inoperosa per molti mesi, si mette in moto creando nel paesaggio idilliaco una nota di attualità che mal s'accorda alle inquadrature che illustrano l'attività pastorizia dei mesi estivi. Della Rolley nuove inquadrature, mentre ferve vivo l'interesse per le gare. I trofei, ambito premio dei gareggianti, specchiano l'ultimo sole in attesa della decisione dei giudici. La ricognizione in terra picena è conclusa. Lo sciatore scende a valle. Al termine della discesa farà l'ultima sosta prima di risalire sul mezzo che lo ricondurrà a casa, nel pieno della vita cittadina, alle quotidiane sue attività. Dalla poesia dei monti si torna alla poesia del reggimento patriarcale della famiglia, tuttora viva nel Piceno. Dalla finestra della sua casa, oltre la selva delle torri, cercherà il profilo del monte e risognerà le architetture solenni degli scoscendimenti di roccia e dei picchi nevosi. Poiché è dolce sognare in una come questa tanto felice e ornata terra.